Come faccio a salvare tutti gli effetti che ho applicato ad una clip per poter creare un predefinito, un preset da applicare in futuro ad altre clip? Te lo spiego in questo format che è targato Ho un'idea studio, in cui cerchiamo di risolvere un tuo singolo problema che puoi avere in Adobe Premiere senza farti perdere tempo in lunghissimi tutorial. Io sono Antonio e questo è SOS Premiere. Come al solito, prima di spostarmi su Premiere voglio assicurarmi che questo sia veramente il tuo problema. Vuoi andare a raggruppare tutti gli effetti che hai creato per una clip, curve, passacolore, effetti, maschere e tutto, per creare un preset da salvarti in Adobe Premiere, magari per utilizzarlo altre volte. Magari hai sempre un setting, realizzi vlog, fai video lezioni sempre nella sua scrivania e quindi ti sei creato un pacchetto di effetti che vuoi mantenere nel tempo. Ti spiego come farlo, è veramente veramente molto semplice. Spostiamoci su Adobe Premiere. Eccomi qua, come al solito, in tutto il mio splendore, sul mio fondo bianco. Ti faccio vedere. Proviamo a caricare qualche effetto, come al solito, le fantastiche curve. Ecco qua. Poi andiamo a metterci un effetto di nitidezza. Andiamo a mettere un pochino di nitidezza. Ecco qua. E poi una tinta. Così, perché ho questo tipo di effetto. Facciamo finta, chiaramente è tutto estremamente semplificativo. Come poter fare per creare un preset? È molto semplice. Andiamo a selezionare gli effetti che vogliamo rendere preset, tenendo premuto Command se hai un Mac, Control se hai un Windows. Ad esempio, io voglio impacchettare e presettare solo questi tre, tasto destro, salva predefinito. In questo caso posso andare a definire il nome, una descrizione, magari soprattutto se decido questo preset magari di passarlo a qualcun altro, allora lo chiamo preset lezione rosa. E sotto posso aggiungere una descrizione in cui gli dico da utilizzare per lezioni su fondo bianco. Bene. Ok, a questo punto che cosa succede? Succede che, per esempio, vado su quest'altra clip che non ha assolutamente questo effetto applicato sopra. Posso andare a cercare il mio preset lezione rosa, lo vado a trascinare sulla clip e automaticamente gli effetti che avevo selezionato mi ricompaiono qua. Questa è una cosa molto importante che aiuta a risparmiare tempo e sappiamo che quando montiamo, se ci sono delle azioni, dei preset, delle scorciatoie, degli shortcut, dei trucchetti che possono aiutarti a velocizzare tempo, questo è tutto di guadagnato per te, per la tua creatività, per velocizzare le tue azioni che possono trasformare un'idea, un pensiero appunto in un risultato. Se ti ho aiutato a velocizzare parte del tuo processo creativo, fammelo sapere con un like qui sotto, lasciami nei commenti problemi, difficoltà, perplessità che vivi quando utilizzi Adobe Premiere, potrai realizzarci un SOS Premiere proprio sul tuo argomento. Per non perderti i prossimi SOS Premiere, iscriviti a questo canale. Ti ringrazio per avermi fatto compagnia. Io sono Antonio e noi ci vediamo in un prossimo video.